Questo programma è offerto da È stato ricoverato e si trova in gravi condizioni il motociclista di origini tedesche ma residente a Figarazzi, che la notte scorsa è rimasto vittima di un incidente in via Messina Marina. L'incidente è avvenuto tra una Kawasaki 750 ed una Lancia Y. Ad avere la peggio il motociclista 37enne, che è in prognosi riservata all'ospedale civico. La moto si è scontrata contro l'auto guidata da un palermitano che stava percorrendo la carreggiata opposta. Quest'ultimo è rimasto illeso, mentre il motociclista ha avuto la peggio. L'impatto è avvenuto per cause ancora da accertare, l'ha fatto sbalzare dalla sella, scavalcandolo sull'asfalto. Ha riportato traumi in varie parti del corpo e al suo arrivo all'ospedale civico è stato ricoverato d'urgenza. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La prognosi resta ancora riservata. Grande novità per i cittadini bagheresi, il Corso Umberto riaprirà nelle ore mattutine e notturno, sarà chiuso invece il pomeriggio. L'apertura, che partirà a breve, sarà sperimentale e durerà 6 mesi. Abbiamo avviato una discussione con i commercianti, abbiamo pensato al problema della sicurezza ma anche ai servizi che mancano. Siamo addivenuti ad un compromesso, riapriremo il corso perché si deve fare un percorso nuovo. Sarà aperto per 6 mesi, l'idea di fondo è comunque quella di creare un centro commerciale naturale a Bagheria. Vogliamo lavorare sui servizi con parcheggio e navette, parleremo con i commercianti, sarà una cosa più grossa. Non parliamo solo del Corso Umberto ma di tutto il centro storico, ha dichiarato il sindaco 5, che continua. Coinvolgeremo tutti i commercianti, penseremo ai servizi come ai posteggi ma anche agli arredi che dovranno essere attivati dagli stessi commercianti. Abbiamo un competitor che è il centro commerciale Forum e dobbiamo essere attrattivi. Dobbiamo certamente rivedere il piano commerciale. Sono il primo a pensare che il corso deve rimanere chiuso, ma bisogna mettere da parte i propri ideali e agire con buon senso. Dobbiamo ripartire da capo e dai servizi. Questa sarà la soluzione sperimentale. Poi faremo un bilancio che sarà fatto fra almeno 2 anni. Il centro commerciale naturale coinvolgerà le 4 gallerie Umberto Gallery, Butera Gallery, Liberty Gallery e Palagonia Gallery. Pare sia ufficiale. La giunta di Crocetta ha deliberato che il 16 e il 17 novembre prossimo i comuni sciolti per mafia saranno chiamati alle urne. Voteranno i comuni di Misilmeri, Isola delle Femmine e Campobello di Mazara. L'eventuale turno di ballottaggio sarà il 30 novembre. Ma l'opposizione attacca per il mancato inserimento della tornata elettorale dei comuni di Agrigento e Marsala, al momento commissariati dopo le dimissioni dei rispettivi sindaci. Infatti sarebbe preferibile che fossero chiamati a votare in questa tornata elettorale tutti gli enti locali che attualmente si trovano governati da dei commissari di nomina governativa. Viene richiesta infatti da parte del Presidente una revisione della delibera per cercare di ripristinare una situazione di democrazia che attualmente in certi comuni pare inesistente. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Figarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Oh,
Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Francesco Giglio non abbandona i suoi progetti per rendere vivibile e migliore Villa Abate, così, rispettando i suoi impegni, procedono infatti i lavori nella zona industriale del paese. In questo momento si sta procedendo a dar vita alla bonifica della zona, recintando inoltre l'isola ecologica. Così, con questo operato, si spera di dare un nuovo slancio all'area, lasciata spesso alla deriva. Nella zona in questione, infatti, aumenteranno anche i controlli della polizia municipale per evitare una nuova ondata di degrado e inciviltà. L'assessore alla pubblica istruzione Rosanna Balistreri ha risposto alle numerose richieste di informazioni pervenute anche mediante i social network sullo stato della scuola Puglisi. Come abbiamo già avuto modo di dire ai genitori, la scuola Puglisi verrà riconsegnata ai suoi alunni ad inizio 2015, più moderna ed efficiente, ha dichiarato l'assessore Balistreri. Ci spiace che gli studenti del Puglisi debbano ancora usare per alcuni mesi locali che non sono propri e che non sono vicinissimi a casa come la sede di Palazzo Butera, ma l'amministrazione sta valutando la possibilità di attivare un pulmino per gli studenti che frequentano il Puglisi e che abitano in Contrada Monaco. I lavori di ristrutturazione della scuola sono ancora in itinere, si deve completare l'impianto elettrico e poi ci sarà il collaudo. La scuola dunque dovrebbe essere consegnata a gennaio 2015. L'amministrazione comunale si è attivata sin da subito per risolvere le problematiche relative alla scuola Puglisi, ha detto l'assessore ai lavori pubblici Fabio Atanasio. All'indomani del Consiglio Comunale, nel quale si è trattata appunto l'argomento Puglisi, sabato 5 settembre con i tecnici abbiamo effettuato un sopralluogo dal quale ne sono derivate una serie di azioni riportate in documenti che proprio oggi andiamo ad approvare. Per la realizzazione siamo quindi decisamente speranzosi nel riuscire a rispettare i tempi che ci siamo dati per la consegna della scuola. Ficarazzi è riuscita ad unirsi ancora una volta, creando qualcosa di unico che ha permesso il successo e la riuscita dell'estate ficarazzese. Tanti gli ingredienti che hanno reso speciale l'evento, primi fra tutti sobrietà e cultura popolare. Tanta anche la musica presente, con le cover dei più grandi artisti italiani, dai Pooh a Biagio Antonacci. E dulcis in fundo l'esibizione dell'artista ficarazzese Paola Cinisi, che ha saputo portare tutta la sua energia e la sua grinta sul palco. Spazio anche al teatro, con 5 appuntamenti, tra cui commedie neorealiste francesi. La rassegna si è poi conclusa all'insegna del Made in Sicily, con l'opera dei pupi, simbolo di folklore. Spazio anche ai bambini, con ben 2 giornate di intrattenimento, all'insegna dei giochi e dell'animazione. Insomma, un bel mix che ha reso quest'estate ficarazzese davvero unica e piena di vita. La stessa amministrazione comunale, infatti, ha così centrato il punto, riuscendo ad unire il paese attorno a delle vere e proprie notti magiche. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni
ricorrenza, un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Sabato 20 settembre 2014, come ogni anno, la comunità parrocchiale San Giovanni Bosco, per fare memoria del martirio di Don Pino Puglisi, organizza la Marcia della Speranza, pellegrinaggio al Santuario Mariano di Altavilla Milicia. Quest'anno, durante la marcia, si pregherà per la pace e si rifletterà insieme sul dramma dei migranti. La partenza è prevista alle ore 15.30 dal piazzale antistante lo Stadio Comunale. Al santuario, alle ore 19, verrà celebrata la messa. Si terrà sabato 20 settembre presso la sede della Protezione Civile di Ficarazzi, ex biblioteca comunale, in via Vittorio Emanuele, il mercatino del libro usato. Un luogo dove vi sarà scambio di cultura, di collezioni e di occasioni imperdibili. Nel mercatino saranno presenti anche degli stand di libri di testo della scuola media e superiore, un ottimo metodo per risparmiare e permettere a molte famiglie di far fronte alle spese scolastiche. L'appuntamento sarà rinnovato domenica 21 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e nel weekend successivo. Ingresso gratuito. Nella giornata di oggi, giovedì 18 settembre 2014, alle ore 18, nella magica cornice di Villa Palagonia, si svolgerà il concerto dell'orchestra a plettro Bellini, diretta dal maestro Emanuele Busi. Il concerto è organizzato dal Comitato di Palermo della Società Dante Alighieri e patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Bagheria. L'ingresso è libero. Partirà venerdì 19 settembre alle ore 10, presso il convento dei Cappuccini del comune di Geracisiculo, la giornata informativa sul programma europeo Erasmus+. L'incontro è promosso dal comune di Geracisiculo assieme a Sosvima e Gal Isk Madonie. Erasmus Plus è il programma dell'Unione Europea valido dal 2014 al 2020, dedicato all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport, ed è aperto a tutti i cittadini europei. In sostanza, non è che un contenitore di tutti quelli che sono i programmi di apprendimento e mobilità offerti dall'Unione Europea, che si sono raccolti sotto un unico nome. Nell'incontro che si terrà nel Comune Madonite interverranno il sindaco di Geracisiculo, Bartolo Vienna, l'assessore comunale alle politiche giovanili, Luigi Iuppa, il direttore generale ANG Giacomo D'Arrigo, che presenterà Erasmus Plus e le tre azioni del capitolo gioventù, presenti anche esperti dell'ANG. Previste testimonianze dei giovani partecipanti ai progetti di mobilità e a moderare l'incontro Nino Pietrini, EU Project Manager di Euro Project Consult. La prossima scadenza per la presentazione di progetti è il prossimo 1 ottobre. Il programma si rivolge come fruitori finali a ragazzi di età compresa 13 e 30 anni e i proponenti dei progetti possono essere comuni, enti del terzo settore, associazioni di volontariato, culturali e sportive. Per informazioni sull'iniziativa contattare il comune di Geracisiculo. Questo programma è stato offerto da un caloroso saluto
a tutti gli italiani che seguono ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 18 settembre. Tempo molto nuvoloso al nord e sulle due isole maggiori, con temporali al nord-ovest, nubi e locali piogge anche al centro. Ecco il dettaglio redatto da ilmeteo.it. Al nord molte nuvole coprono tutte le regioni, con precipitazioni consistenti e con temporali sul Piemonte, sulla Liguria e sulla Lombardia, specie sul Pavese milanese e sulle Alpi in genere. Piogge anche sull'Emilia-Romagna, ma spesso alternate a schiarite. Al centro nubi irregolari su tutte le regioni, piogge sparse in Toscana, Umbria, Marche, Nord Lazio e Sardegna. Non escludiamo isolati temporali sulle regioni peninsulari. Al sud più nubi sulla Sicilia, dove nel corso del pomeriggio e della sera giungeranno delle piogge deboli sui settori centro-settentrionali, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Venti da nord in Alto Adriatico, da sud sul resto dei bacini. Temperature. Minime in aumento su tutte le regioni, saranno comprese tra 16 e 24 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno prevediamo 18-26 gradi al nord, 22-30 gradi al centro e via via più caldo al sud, infatti si prevedono fino a 32 gradi proprio in Sicilia. Il meteo.it ricambia il vostro gentile ascolto augurandovi una lieta giornata. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 18 settembre, si ricorda Santa Arianna. Il nome Arianna, dal greco Ariadne, è composto da Ari, molto, e Adnos, puro, sacro, significa purissima. Dice il proverbio, nella vigna la gramigna è peggio della tigna. Sono nati oggi Greta Garbo, Franco Franchi, Marco Masini. Il 18 settembre 1851 esce il primo numero del New York Times, è il primo quotidiano della città ad essere ospitato in un edificio costruito appositamente per quest'uso. L'area, da allora rinominata Times Square, è una delle piazze più celebri di New York. Nel 1983, per la prima volta in 63 anni di concorso, a vincere il titolo di Miss America è una ragazza di colore. Infine, il 18 settembre 1998 viene fondato l'ICAN, l'ente internazionale no profit che ha incarichi di gestione relativi alla rete internet, come assegnare gli indirizzi e i codici IP. Cesare Pavesi ha detto: "La fantasia umana è immensamente più povera della realtà". Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 18 settembre. Ariete, un amico vi ha deluso agendo in modo superficiale e sleale. Prima di compromettere il legame, cercate di capire i motivi del suo comportamento. Per superare indenni gli sguidi e le complicazioni della giornata, limitatevi allo stretto necessario. Toro, giornata dal ritmo vivace, messaggera di ritmo, inviti e sorprese. Organizzate una cenetta con dei vecchi amici per aggiornarvi sulle novità. La luna in sestile dal cancro imprime uno sprint fuori dall'ordinario, utile soprattutto in coppia. Gemelli, i movimenti planetari pongono nuova luce su vari aspetti della vostra vita. Quello maggiormente interessato sarà senza dubbio il piano emotivo. Potrete chiarire i malintesi, fare dei progetti di grossa portata e coronare l'intesa con un bacio. Cancro, panorama astrale inalterato e meno male. Con questa luna in eccellente aspetto al vostro segno, vorreste che tutto rimanesse così per sempre. Buon umore e ottimismo sono i passepartout che oggi vi fanno superare anche le sfide più impegnative. Leone, qualcosa di nuovo si intravede all'orizzonte, visto che domani la luna tornerà a farvi visita. Ma per ora vi tocca fare buon viso a cattiva sorte. Non fatevi sfuggire importanti occasioni che potrebbero essere determinanti per il futuro professionale. Vergine, la vostra solita vivacità è spinta al massimo dal benefico aspetto della luna che, occhieggiando sorridente dal cancro, vi dà una marcia in più. Vita sociale attivissima, un turbinio di nuovi incontri si susseguirà nel corso dell'intera giornata. Bilancia, con la luna sempre in problematica disarmonia, fedelmente imitata anche da Urano, la vostra situazione non si può certo dire delle migliori. Limitatevi ad occuparvi dell'ordinaria amministrazione e lasciate tutto il resto a stelle più fortunate. Scorpione, qualche novità e alcune manifestazioni di amicizia sincera oggi saranno il piacevole leitmotiv della vostra giornata. Un'autentica meraviglia.
vorrete mettere anche un tocco personale, già sostanzioso appoggio astrale. Il risultato? Perfetto. Sagittario, niente di nuovo per quanto vi riguarda, e questa non è esattamente una buona notizia. Vi aspetta un'altra giornata faticosa e poco proficua. È il lavoro il vostro attuale tallone di Achille. Proprio non riuscite a rimettervi in carreggiata. Capricorno, dall'altra metà del cielo, la Luna vi invia segnali e messaggi poco rassicuranti. E quel che è peggio è che voi date corda alle sue provocazioni. Oggi siete insolitamente nervosi e il vostro cattivo umore rischia di rovinarvi la giornata di festa. Acquario, non gettate subito la spugna se una questione non prende la piega che vorreste. Per una volta provate a mettere in campo un po' di perseveranza. In ogni modo, accampare scuse e giustificazioni inesistenti non vi servirebbe proprio a niente. Pesci, la Luna anche per oggi continua a stazionare in Cancro e questa è una notizia molto positiva. Vi aspetta infatti un'altra giornata quasi perfetta. Potete portare avanti progetti e propositi affinati nei giorni scorsi. Niente e nessuno vi disturberà.